facciamo i comizi o abbiamo questi appuntamenti con voi, con la gente, soltanto perché ci piace farci vedere e ci piace soltanto parlare al vento. Noi siamo qui questa sera e ci saremo ancora per le sere a venire, perché non ci stancheremo mai di illustrarvi chi siamo e quello che vogliamo fare. Abbiamo tante idee, tante proposte, tante facce da presentarvi. E questa sera, ovviamente, rifacendoci a quello che era già avvenuto l'ultima volta, vi presentiamo alcune persone che hanno deciso di intraprendere con noi questo viaggio, di combattere con noi questa battaglia per il rinnovamento della nostra città. La scorsa volta era stato l'intervento del dottor Stefano Colelli come persona singola, come persona del popolo che aveva deciso di sposare la nostra battaglia. Questa sera vi presentiamo invece una ragazza senza parenti in politica, senza alcun interesse come tutti noi, che ha deciso di sposare anche lei il progetto di Piazza Pulita. Questa sera vi presento quindi e passo la parola a Carmen De Cesare. Grazie. Buonasera a tutti, sono Carmen Di Cesare. Ho deciso di candidarmi nella lista La Pagnotta perché sono stufa di come viene gestito questo paese e voglio mettermi in gioco insieme a un gruppo di persone oneste, pulite e con delle idee concrete, senza favoritismi e strategie di potere. Basta con questa generazione di vecchi politici che sprofonda nell'opportunismo personale. Basta con la politica fatta di raccomandazioni e di voti di scambio. Basta con la politica fatta di promesse mai mantenute. Nell'ordinamento italiano vige il principio del decentramento amministrativo, ossia il principio attraverso il quale lo Stato delega ai comuni l'esercizio di diverse funzioni, allo scopo di soddisfare al meglio gli interessi emergenti dei cittadini, perché secondo lo Stato l'amministratore locale è il soggetto più vicino al cittadino ed è colui che dovrebbe operare in maniera giusta, adottare comportamenti corretti, ascoltare le esigenze della comunità. I nostri politici cosa hanno fatto per l'usciera? Assolutamente niente di positivo, perché sono stati troppo impegnati a tutelare i loro interessi, i loro affari, a discapito della povera gente, ignara di tutto. I nostri cari politici hanno sempre agito nell'ombra, non ci hanno mai resi partecipi delle loro decisioni, sono molto lontani dagli interessi dei cittadini. Mentre, grazie ad Antonio Tutolo, stiamo prendendo coscienza di tutto quello che combinano, dello sperpero del nostro denaro, dei giochi di potere. Lui è stato l'unico a segnalare le nostre errate e le inerzie dei nostri politici, è stato l'unico a far emergere tutto ciò che succede all'interno del comune. Vorrei dire qualcosa a quei signori che sostengono che Tutolo è solo un chiacchierone e che non ha mai fatto niente. Io dico a questi signori che per fare i fatti è necessaria la maggioranza in consiglio, cosa che Tutolo non ha mai avuto in questi anni. Ora chiedo a tutti i presenti di ascoltare bene il nostro programma e le nostre idee, perché Lucera ha bisogno di essere risollevata con un'amministrazione fatta di gente nuova, pulita, onesta, trasparente e volenterosa di portare innovazione. Il vostro voto è l'unico strumento per fare davvero Piazza Pulita. Usatelo con coscienza, non fatevi manovrare, perché la vostra dignità e il futuro di Lucera non valgono 50 euro. Grazie a tutti. Grazie Carmen. Ora siamo venuti ovviamente qui questa sera sempre perché, come vi dicevo prima, noi abbiamo una cosa che nessuno ci potrà mai togliere, che sono le nostre facce, che è il nostro impegno. Voi vedete qui dietro quelli che sono i simboli che compongono la coalizione. Questi simboli non sono dei cartelli elettorali, non sono dei semplici contenitori. Queste sono aggregazioni che nascono e sono animate da persone che hanno voglia di cambiare e ci mettono la loro faccia, agiscono in prima persona. Rispetto al nostro ultimo comizio, come potete vedere, si è aggiunto, non so se sì, c'è, si è aggiunto un ulteriore simbolo, un'ulteriore lista civica, un'ulteriore aggregazione. Un'aggregazione che questa sera vi andiamo a presentare, che è Democratici per Lucera. Quindi passo la parola a Fabrizio Abate, grazie.
Buonasera, buonasera a tutti. È una piazza spettacolare, come in tanti anni di militanza politica non avevo ancora avuto il piacere di vedere. Di questo sono grato a questa coalizione, questo vuol significare che la gente ci crede, che finalmente è arrivato il momento di voltare pagina in questa città. Tanti si staranno chiedendo: ma come mai tu, che fino a qualche mese fa facevi il segretario di un partito politico, oggi di punto in bianco vieni qui a dirci che bisogna cambiare, che bisogna rinnovare, che non è andato bene quello che è stato fatto sino ad oggi? Qualcuno probabilmente in malafede dirà, forse è rimasto scottato del fatto che il suo ex partito non gli ha fatto fare il candidato sindaco. Ebbene, vi posso garantire che non è così, e a dimostrazione di questo c'è la mia testimonianza su questo palco. Io non sono il candidato sindaco e sono ben fiero ed orgoglioso che questa volta questa città con Antonio Tutolo possa realmente svoltare e cambiare pagina. Non è adesso il momento di fare polemica né recriminazioni di alcun genere, noi guardiamo oltre, fra 40 giorni si vota e tanta gente ha bisogno di vedere realizzate delle cose nelle quali crede. Noi dal canto nostro ci metteremo tutto l'impegno possibile, abbiamo dato vita a questa nuova lista civica insieme al dottor Reser, che poi prenderà la parola dopo di me, insieme a tanti altri amici e amiche democratici e democratiche, Luigi Colomba, altri che sono qui giù tra il pubblico, qualcun altro qui sul palco, proprio perché crediamo che questo è il momento topico per poter svoltare. Guardate qui, e ve lo dice uno che fino a qualche tempo fa era dall'altra parte, siamo al bivio: o decidiamo di rinnovare e rinnovare davvero con gente pulita, con tante persone per bene, nuove che sono su questo palco, oppure vuol dire che per altri 5 anni riconsegneremo la città a chi per 20 anni ha amministrato e ha amministrato male. Noi sappiamo quello che è stato, non sappiamo quello che viene dopo, però dobbiamo prendere atto del fatto che per 20 anni amministrazioni sia dell'uno che dell'altro colore politico hanno fatto il peggio che potevano fare per questa città. Probabilmente solo la cattedrale ci rimane, quella non la può vendere nessuno, però stiamo perdendo tutto. Abbiamo perso le aziende più grosse di questo territorio, la disoccupazione ai livelli più elevati, soprattutto quella giovanile, la questione dell'ospedale, la questione del tribunale, la questione degli uffici pubblici. Ci stanno defraudando di tutto, e siccome per 20 anni è stato consentito che ciò avvenisse, adesso dobbiamo dire basta. Non ne possiamo più, la città deve cambiare, e deve cambiare con tanta gente per bene che su questo palco dà testimonianza del rinnovamento. Ci mettiamo la faccia, ebbene ci metteremo la faccia, ci impegneremo, ci rimboccheremo le maniche e collaboreremo tutti insieme affinché questo nostro progetto si realizzi. Mi raccomando, abbiamo un unico strumento per poter invertire il corso delle cose in questa città, ed è quella matita di cui spesso dice Tutolo, no? Che ci daranno quando andremo a votare. Utilizziamola bene, perché ci giochiamo il futuro dei nostri figli. Grazie tante, non rubo altro tempo e passo la parola a Michele Resler. Buonasera a tutti, carissimi concittadini, è un grandissimo onore per me parlarvi da questa piazza che porto nel cuore da tutta la vita. Il motivo per cui ho deciso di così partecipare a questa campagna elettorale è per dare un piccolo contributo, perché io credo che se ognuno di noi darà un piccolo contributo si potrà realizzare una eccezionale ricostruzione che la nostra città merita. Io credo, adesso così? Allora, io credo che Antonio sarà capace di fare molto molto bene. Io non lo conoscevo, ho avuto il piacere di conoscerlo alla passata campagna elettorale per le regionali e ho avuto modo di apprezzarne tante qualità, ma al di là di questo aspetto così di simpatia, io credo che tecnicamente lui sia molto capace, è una persona che si è preparata
quotidianamente partecipando a tutta la vita di Palazzo Mozzagrugno e ha avuto la capacità di vedere e controllare tutte le cose. Non ha avuto il potere di decidere, ma sicuramente ha avuto il potere di capire e imparare di come tante cose non vanno fatte o vanno fatte diversamente. E io credo che questa opportunità di poter governare la città ed esprimere non solo le sue capacità alle opposizioni, ma le sue capacità costruttive, questa possibilità gli debba essere data e data al primo turno. In questo senso, Fabrizio Abate e il sottoscritto, ci impegneremo attivamente, ovviamente con tutti i sostenitori della nostra lista, pensando al futuro e molto al di là dell'odierno, perché questa città merita ed è un peccato che non deve più rimanere schiava o mercato ortofrutticolo dei voti dei comuni circostanti, che hanno usato e usano Lucera solo per le loro campagne elettorali e per poi dimenticarsene e ricomparire successivamente con false e inutili promesse. Io ritengo che Lucera debba tenere conto non solo della popolazione di Lucera, ma di tutto il contesto dei Monti Dauni, perché in politica e per la ricostruzione è la forza d'urto che conta. E spero che questo lo teniamo in mente tutti quanti come un fatto molto molto importante. Io credo che sia Antonio che Fabrizio abbiano molte idee programmatiche e credo che sarete sorpresi dalla capacità costruttiva e non solo distruttiva. Finiranno le polemiche e entreremo nella fase della costruzione. Io personalmente nel mio piccolo ho due sogni per i quali ho chiesto a Fabrizio e ad Antonio il loro sostegno. Sono due cose piccole piccole. Uno, che si riesca a ricostruire degnamente il centro storico di Lucera perché diventi un punto di attrazione turistica, che diventi una fucina per tutti gli artigiani di Lucera, perché una cosa che non deve assolutamente avvenire è che si perda il patrimonio delle capacità artigianali che sono state esportate da questa città e che sono state motivo di orgoglio. E due, spero che con l'aiuto di tutti, e dico tutti indipendentemente dalla colorazione politica, si riesca a creare a Lucera una scuola e un centro di studi politici per tutti i partiti. Vedete, oggi si dice che le nuove generazioni sono ancora immature per governare. Non è vero, questa è una buona scusa per non farle governare, ma per togliere ancora questa scusa io credo che noi potremo contribuire a creare una scuola di formazione politica che possa attrarre docenti e studenti di tutti i partiti di questa città e ridarle una connotazione così peculiare. Io credo che quando, magari è un sogno, magari dico una stupidaggine, ma credo che quando ai lucerini verrà donato il complesso di San Pasquale, che è una delle cose più belle della città e tutti rimarranno estasiati nel vederla, quello potrà essere una sede eccezionale per qualunque tipo di scuola. Non vi annoio ulteriormente, vi prego caldamente di sostenere questa coalizione perché è l'unica, ricordatevelo, che ha la possibilità di ricostruire questo paese. Quello che dovevamo vedere, che dovevano fare gli altri, l'abbiamo già visto. Porto sempre l'esempio banale che rifarsi al vecchio è come dire che sono passati dei soggetti che vi hanno rotto tutti i vetri di casa con i sassi, poi ribussano alla vostra porta proponendosi come vetrai.
Io credo che soltanto degli ingenui possano rivotare dei consigli di amministrazione che hanno portato al fallimento una società, una ditta. Io credo che nessuna multinazionale, se va sull'oro del fallimento, rinomina lo stesso consiglio di amministrazione. Penso che sia impensabile. Non lo fareste con i vostri soldi. Allora ragionate e votate non soltanto con il cuore, perché non basta, ma con la testa. Auguri Antonio. Grazie, grazie al dottor Resler. Allora, ovviamente noi, come ogni appuntamento, come quelli anche che ci hanno preceduti, parliamo ancora nuovamente di proposte, in attesa di sentire quelle dei nostri competitor, qualora ve ne siano di proposte. Ovviamente, parafrasando Antonio, che dice sempre che nel momento in cui dovesse essere eletto sindaco di Lucera, scriverà all'entrata del municipio, al posto di quella famosa targa con i nomi dei sindaci, scriverà la frase "Benvenuti a casa vostra". Il comune infatti è casa nostra, ma come si fa a controllare quello che c'è sul comune? Ovviamente quindi questa sera noi parliamo di legalità, ma parliamo anche e soprattutto di trasparenza, e passo la parola quindi a Michele Marucci. Grazie. Grazie Gianni. Una proposta programmatica velocemente, per poi fare gli ultimi interventi politici. Open Municipio, lo dice la parola stessa, è la piattaforma che noi vorremmo utilizzare per riconsegnare la trasparenza di Palazzo Mozzagrugno. Vedete, 2 anni fa, quando abbiamo costruito le prime riunioni di Lucera 2.0, facemmo un questionario e risposero circa 300-400 persone, e facemmo valutare quali erano le cose che funzionavano meno in questa città. Noi ci aspettavamo, che ne so, mancata attenzione per il turismo, l'urbanistica, che pure, voglio dire, hanno riscosso un discreto successo. Però al primo posto i cittadini, quei 400 che siamo riusciti ad intervistare, dissero è l'assenza di trasparenza. E quindi noi ci siamo messi lì a studiare per cercare una soluzione, ed eccola qua. E il progetto Open Municipio, insieme ad altri accorgimenti che poi dirò alla fine, è quello che ci consentirà di vedere la trasparenza degli atti, delle votazioni e delle decisioni. Vai avanti Giuseppe. È una piattaforma che gira prevalentemente sul web e che usa i dati ufficiali del comune. Ora non è il caso di entrare proprio negli aspetti tecnici, ovviamente, ma fondamentalmente va a dare una tracciabilità di tutto l'iter amministrativo che una volta che poi si arriverà alle decisioni, diciamo, noi riusciamo a monitorarlo dall'inizio. Vedete, io per breve tempo, con una macchina, lo so, ho fatto parte della giunta di questa amministrazione uscente. Io stesso, quindi non il cittadino, io stesso che in giunta c'ero, la mattina arrivavo lì e non sapevo le fascette, le delibere che dovevamo approvare. Mi portavo gli avvocati, Francesco, Enrico, perché il periodo era pure abbastanza cupo da questo punto di vista, e quindi non avevamo contezza noi stessi di quella che era l'attività degli altri amministratori, o non si capiva bene le delibere, chi le proponeva, da quali interessi venissero, da quali, e quali interessi volessero rappresentare. Invece con questa piattaforma tutte le proposte, dall'inizio alla fine, saranno pubbliche. Oggi la legge dice soltanto che devono essere pubbliche dopo l'approvazione, dopo che la giunta le ha approvate, il consiglio le ha approvate, vengono messe sull'albo pretorio e vengono rese pubbliche, ma la decisione ormai è stata presa. Invece qui c'è la possibilità di intervenire da parte di ogni cittadino. È chiaro che la responsabilità è degli amministratori, ad un certo punto gli amministratori decideranno comunque, però il cittadino potrà intervenire, potrà suggerire, potrà condividere, potrà criticare tutta l'iter amministrativo. E vedete, questo sarà un elemento che, d'accordo, noi ci auguriamo di andare ad amministrare noi che abbiamo la voglia di fare queste cose qui, ma una volta presa questa abitudine, anche se dovessero tornare ad amministrare altri, come dire, beh, non è che potranno fare granché, perché abbiamo messo in campo gli strumenti che limitano fortemente la discrezionalità o certe libertà di questi amministratori. Vai avanti.
Le caratteristiche, velocemente. Vai pure un'altra. Vai. Dunque, sono tre gli obiettivi di questa piattaforma e sono, come dicevamo, riavvicinare i cittadini alla politica attraverso la trasparenza, tracciando gli atti del sindaco, della giunta, del consiglio, delle commissioni. Il cittadino non perde mai di vista l'attività che il proprio rappresentante va a fare lì a palazzo, e dunque si possono creare tutti i presupposti per appunto dare la possibilità ai cittadini di interagire, di condividere e di avere un rapporto di partecipazione con la cosa pubblica. Vai Giuseppe. Gli stessi amministratori probabilmente avranno un vantaggio da questa piattaforma, perché poi qualcuno che lavora e che lavora bene c'è, e attraverso questa piattaforma i cittadini potranno conoscerlo, quindi va dato anche merito a quei politici, diciamo così, a quegli amministratori che lavoreranno bene. Questo forse è il punto più importante. Questa piattaforma ovviamente non ce la siamo inventati noi, questa piattaforma esiste ed è organizzata da una struttura che si chiama Open Polis, che anche sicuramente avete sentito parlare di Open Parlamento, Open Politici, e quindi Open Municipio può essere adottato da tantissimi comuni. Ci sono già dei comuni pilota, il comune di Udine, il comune di Senigallia, e dunque alla fine si potrà fare un raffronto delle esperienze tra i diversi comuni. Come è avvenuta questa decisione nel comune di San Severo, di Foggia, di Manfredonia, per rimanere nei comuni limitrofi o lontani? C'è un'organizzazione, diciamo, per tematiche, dunque possiamo comparare le esperienze, vedere dove abbiamo sbagliato noi, dove hanno sbagliato gli altri, si possono creare sinergie. Questo è un valore aggiunto per le amministrazioni e per i cittadini che vivono nelle città amministrate in questo modo. Sul piano tecnico ovviamente ci sarà una serie di iniziative per mettere insieme tutti questi dati ufficiali dei comuni, ci sarà un'organizzazione per argomenti che vedrà la possibilità ai cittadini di monitorare i temi dell'urbanistica, dell'ambiente, del turismo, del bilancio. Poi, come dicevamo, i cittadini stessi possono partecipare con dei sondaggi per votare la qualità degli atti, monitorare l'operato degli amministratori, e questi dati, ecco, dicevamo, saranno in formati aperti per facilitarne anche l'esportazione per altri comuni e la comparazione con quella di altri comuni. Vabbè, questi erano i comuni pilota. È chiaro che questa piattaforma può essere integrata di ulteriori due elementi, che sono Open Bilancio e altri strumenti che consentono di trasmettere in streaming le riunioni del Consiglio, delle commissioni, di tutte le riunioni a cui si vorrà dare visibilità, e che a tutt'oggi sono pubbliche, ma i cittadini tante volte non hanno la possibilità in orario di lavoro, di partecipare a queste riunioni. Quindi Antonio ha preso l'impegno che nel periodo estivo i consigli comunali li terremo qui in Piazza Duomo. Però negli altri periodi, attraverso questa piattaforma, tutti i cittadini comodamente da casa potranno assistere alle sedute del Consiglio e delle commissioni. Grazie. Allora, passiamo la parola adesso al consigliere comunale Francesco Di Battista. Buonasera a tutti e buona festa delle palme a tutti. C'è tanto entusiasmo, lo si vede, lo si percepisce, lo si respira. Noi stessi che siamo candidati, che giriamo nel cosiddetto porta a porta alla ricerca di consensi, lo vediamo. L'entusiasmo è travolgente, è veramente travolgente, ed è una sensazione meravigliosa, fantastica. È un entusiasmo che nasce da un progetto, da un'idea, dal fatto che più persone, al di là di sigle politiche o partitiche, si mettono insieme, e non, guardate, con inesperienza o con improvvisazione, tutt'altro. Stasera vi abbiamo dato un'altra dimostrazione del fatto che le idee concrete ce le abbiamo, perché abbiamo studiato, abbiamo approfondito, abbiamo letto le carte.
Quindi non siamo inesperti come qualcuno sta cercando di far credere e proverà a far credere anche nei prossimi giorni. Dall'altra parte invece si ventila, anzi dalle altre parti, si ventila una presunta grande esperienza politico-amministrativa. Sono d'accordo, ne hanno tantissima di esperienza politica e amministrativa. E si vede in che condizioni hanno ridotto questa città, grazie alla loro pseudo o presunta esperienza. È proprio questo un primo segnale che ha determinato questo grandissimo entusiasmo, questa voglia di cambiamento, di rinnovamento vero, autentico. E guardate, non si tratta di un cambiamento basato sulla semplice sostituzione di persone, cioè non si tratta di togliere, di sostituire alcuni personaggi politici con altri, no, non è questo il cambiamento che è in corso in questa città. Il cambiamento è nei metodi, è negli approcci, è nella idea che si deve avere di politica e di amministrazione della cosa pubblica. Questo è il cambiamento, ed è un cambiamento che non riguarda solo la classe politica, è un cambiamento che travolgerà l'intera classe dirigente. In questa città sta cambiando l'intera classe dirigente. Chi non lo ha capito o fa finta di non capire, se ne faccia una ragione, o come dice Antonio, se ne faccia capace, e faccia anche presto, perché altrimenti spreca soltanto energie inutilmente. Perciò ha ragione Antonio, se ne facciano capace. Guardate, prima parlavo dell'esperienza che viene ventilata da altre parti. Io ho assistito, o meglio, assistito, diciamo indirettamente, guardando anche sul web alcuni video, alcune interviste, alcune conferenze stampa di nostri avversari politici. E si dice tutto il contrario di tutto, si è affermato tutto il contrario di tutto. Si è detto, ad esempio, che alcuni ex amministratori, ex sindaci addirittura, fanno parte di una squadra, di una coalizione, ma non scenderanno in campo, non saranno candidati, non faranno parte di una eventuale giunta. Ma perché ve ne vergognate? State nascondendo la polvere sotto il tappeto. Ma chi volete prendere in giro? Dire che un ex sindaco darà il suo apporto in termini di esperienza, però non sarà né candidato né farà parte della giunta, significa tentare, in maniera anche maldestra, di prendere in giro la gente. Ma la gente non è stupida. Voi lucerini non siete affatto stupidi, tutt'altro. Voi avete capito bene cosa c'è dalle altre parti, cosa si sta preparando. E guardate, tutti questi tentativi, ripeto, maldestri, di dire che qui c'è inesperienza, che qui c'è incapacità, che Antonio è solo un urlatore, sono semplicemente dei tentativi di nascondere le verità. E le verità sono i temi concreti, sono le questioni concrete, sono le cose da fare. Perché non parlano di urbanistica? Perché non parlano di variante di Lucera 2? Non possono parlarne, non possono, perché non sanno cosa dire, non sanno cosa dire. Ho sentito un'intervista a uno degli ex sindaci, Peppino Labate, il quale ha detto: in caso di vittoria di Bizzarri, l'amministrazione a guida Bizzarri si porrà in continuità con l'amministrazione Labate. Però, è sincero, noi apprezziamo la sincerità di Peppino, perché è vero, è proprio questo. Però guardate, se andiamo a guardare l'esperienza dell'amministrazione Labate, a parte, fatemi aprire una parentesi, oggi sono tutti quanti insieme, anche coloro i quali durante l'amministrazione Labate erano all'opposizione rispetto all'Abate. Solo per un atto amministrativo si sono trovati d'accordo. Era il 12 maggio 2007 e adottarono la famosa variante di Lucera 2, tutti insieme appassionatamente, maggioranza e minoranza. Quella è l'unica esperienza che hanno in comune ed è quello l'unico aspetto che probabilmente si porrà in continuità in caso di vittoria di quella coalizione. Queste sono le verità, questi sono i temi concreti
altro che urlatori e inesperti. Queste sono le verità. Ma possono loro parlare di vicenda Sacco? Possono loro parlare di quella vicenda? Loro che in qualche modo l'hanno determinata? Ma stiamo scherzando? Loro non possono dirle queste cose. Questa è la verità. Questa è la verità. E guardate, oggi noi siamo qui insieme a sostegno di Antonio e sappiamo benissimo, voi lo sapete meglio di noi, quanto Antonio in questi anni abbia combattuto, abbia lottato, non si sia mai nascosto. Antonio è sempre venuto qui in piazza a raccontarvi le cose, a mostrarvi i documenti. Pensate alla vicenda della raccolta dei rifiuti, che grida vendetta. Grida vendetta, stiamo ancora aspettando notizie da parte di chi dovrebbe intervenire, ma a questo punto non sappiamo se mai interverrà. Noi ci auguriamo e in fondo ne siamo convinti che interverrà. Dalle altre parti silenzio assoluto. Silenzio assoluto. L'unica cosa che hanno saputo dire anche in quella circostanza, Antonio Tutolo è un urlatore. Cioè Antonio vi porta qui in piazza documenti, delibere, determine e voi cosa rispondete? È un urlatore? Vergognatevi, vergognatevi. E fate un piacere a questa città, forse lo fate anche a voi stessi. No, non voglio usare quel termine, ne userò un altro un po' più soft, un altro un po' più soft. Lasciate spazio ad altri. Il vostro tempo è terminato, nessuno vuole fare più processi, parliamo di processi politici, nessuno vuole fare di processi, ma è arrivato il momento di farvi da parte. È come quando, guardate, un padre rispetto ai propri figli è riuscito ad accumulare solo una montagna di debiti. A un certo punto i figli dicono al papà: papà, basta, fermati, ci hai lasciato questi debiti? Ce la vediamo noi, proviamo noi a sistemarli. Questo è lo stesso concetto. E vedete, e chiudo davvero adesso su questo aspetto, c'è un'ondata, prima parlavo di entusiasmo, di voglia di cambiamento, di rinnovamento, che è un'ondata davvero travolgente. Per usare un paragone di tipo agricolo, quanti di noi, quanti di voi, forse tutti, abbiamo studiato fin dalle elementari quello che accadeva al fiume Nilo in Egitto. Il fiume straripava e inondava i campi circostanti, ma non creava vittime, non creava danni. Era un'inondazione che portava fertilità, era il limo, era una sorta di fango positivo. Questo è quello che sta succedendo. Il Nilo sta straripando, sta portando fango positivo. Dalle altre parti l'unico fango che sanno portare è solo quello da gettare in faccia ad Antonio Tutolo e a questa coalizione. Questa è la verità. Oltre non sanno andare, oltre non sanno fare. E le sorprese non finiscono mai. Stamattina vedevo una vela girare in città con un manifesto di un ragazzo che diceva: eccomi. Bellissima, una trovata pubblicitaria molto affascinante. Quindi questa sarà un'ulteriore novità di questa campagna elettorale. Staremo a vedere quello che accadrà. Intanto noi proseguiamo dritti per la nostra strada. Le idee ce le abbiamo, i programmi ce li abbiamo. Non è questa la prima sera in cui vi comunichiamo quelle che sono le nostre idee. Non sarà questa l'ultima sera in cui vi proporremo, vi faremo vedere quelle che sono le nostre proposte. Fino all'ultimo giorno, un po' alla volta, un pezzo per volta, andremo a sviscerare quello che è il nostro programma. E vi ripeto, un programma che è fatto di poche cose, semplici, chiare, concretizzabili nel giro di breve tempo, senza fare voli pindarici, senza promettere poli, tessili e altre cavolate di questo tipo. E guardate, e chiudo adesso, prima di passare la parola per la conclusione finale ad Antonio, staremo anche molto molto attenti, molto vigili su come verrà effettuata questa campagna elettorale. Noi abbiamo una grande arma,
che è questa, è la matita, e dovremo sfruttarla, ma in maniera onesta, in maniera convinta, non con la 50 euro, non con le promesse di posti di lavoro e non facendo liste di candidati ai quali viene promesso un posto di lavoro. Assolutamente. Se c'è qualche lucerino che ha questa intenzione, beh, vada dalle altre parti, tanto è uguale, o da una parte o dall'altra, è la stessa cosa, ma non certamente qui, non certamente qui. E su questo, guardate, ripeto, staremo molto ma molto attenti, molto ma molto attenti. Sono le fondamenta della democrazia. La campagna elettorale deve svolgersi anche in maniera aspra, anche con toni duri, ma in maniera legale. Soldi non devono girare. Grazie a tutti. Buonasera e grazie veramente per la pazienza che ogni volta ci dimostrate. Parlava di soldi Francesco. Noi veramente non ne abbiamo per noi, figuratevi se vogliamo darli agli altri. Più di qualcuno mi dice: ma voi buoni benzina non li date agli tivili che si trova che uno che amagna mia rusce fiss, quindi sarebbe cosa gradita se ci donaste qualche buono anche a noi. Mia moglie ha regalato a noi l'imbuto, ha regalato l'imbuto praticamente per facilitare il rifornimento dell'auto, proprio perché è quasi una costante, quindi immaginate se vogliamo regalare agli altri buoni benzina. Noi quello che vogliamo regalare veramente è la speranza di un futuro migliore per chi resterà in questa città, perché purtroppo mi spiace dire, perché noi non vogliamo illudere nessuno, perché solo un pazzo potrebbe venire qui e dire noi risolveremo immediatamente tutti i problemi di questa città. E quindi per quelli che resteranno, noi vogliamo dare la speranza di un futuro migliore e metterci veramente il cuore e la passione che forse abbiamo anche dimostrato in questo periodo. Quella immagine è il famoso dipinto del famoso pittore di Munch o come dir si voglia, e rappresenta un urlo. Beh, sì. Qualcuno mi definisce un urlatore. E beh certo, vi piacerebbe che voi fate i fatti vostri alle spalle dei cittadini e poi questi restano anche in silenzio. Ebbene no, miei cari, vi dovete aspettare che qualcuno vi urli tutto il suo sdegno, tutta la propria rabbia, tutto il proprio disappunto, perché vi siete fottuti il futuro di un'intera generazione. E oggi con arroganza vi ripresentate a gestire nuovamente la cosa pubblica. È veramente qualcosa di pazzesco. Dicono: noi amiamo questa città, e ci credo, per quello che l'avete fatto, un fatto che potete ancora camminare, già per questo la dovete amare. È chiaro, perché in condizioni normali non dovreste poter uscire. Leggo dei manifesti, anche se virtuali. Il Partito Democratico, salviamo Lucera. E da che? Cioè, si voluto salvare Lucera, vado a fare una cosa. Si salva da sé. Cioè, voi immaginate uno che sta ancora con il coltello in mano perché ha dato una pugnalata all'altro, ok, si mette il camice del medico e chiede il bisturi perché deve intervenire. Tu mo l'hai curtolato. Salviamo Lucera. Se volete salvarla Lucera, dovete fare una sola cosa: mettetevi da parte, perché avete dimostrato in molti anni di amministrazione che come minimo non lo sapete fare, e quindi dovete farvi capace. Fa capace che ne è cosa vostra. È chiaro, no? Quante volte sono venuti a dirci faremo, 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 faremo?
non ne abbiamo viste di cose fatte. Ora noi vogliamo dirvi, noi faremo queste cose qua e vi posso garantire, vi giuro sul mio onore, perché io ce l'ho un onore, a differenza di molti altri che non hanno nemmeno l'idea di cosa significa l'onore, che quelle le faremo tutte una per una. E sapete perché? Perché tutto quello che diciamo ha comunque già una copertura finanziaria, cioè non faremo un programma fatto di voli pindarici dove ci invenderemo, faremo questo, faremo... E come le fa? Noi vi diremo quelle poche cose che vogliamo fare, che intendiamo fare, da dove prenderemo i soldi. Come ad esempio, puoi mandare un po' quel video mentre io parlo così, dico qualcosa, si comincia a vedere qualcosa... Perché in questa città si è sempre sentito parlare di turismo, turismo, solo in campagna elettorale si sente parlare di turismo, poi sparisce completamente. E quella ne è la testimonianza, perché è una città che per 10 anni accetta di tenersi quello scempio nella piazza più bella di questa città, quello che dovrebbe essere il salotto, cioè la stanza più importante dove vi ricevete le persone, che sta senza intonaco su una parete. E voi dite di voler ricevere gente, non esiste. 10 anni che è lì, anzi 12, quanti ne sono, che è lì quello scempio. Quanto basterebbe semplicemente, ripeto per l'ennesima volta, l'applicazione dell'articolo 25 del regolamento edilizio comunale. Quando abbiamo sottoscritto una petizione per far applicare un articolo del regolamento, cioè bisognerebbe semplicemente da parte del sindaco firmare una ordinanza ai proprietari per intimarli a farlo, oppure lo facciamo noi a nostre spese come comune e gli mandiamo la fattura, semplicemente anticipiamo e ci riprendiamo i soldi, ci riprendiamo il fabbricato, ma non possiamo accettare più quello schifo lì. E quella sarà la prima cosa che noi faremo, intimeremo ai proprietari di quell'immobile di farlo, e se non lo fanno lo facciamo noi e poi ci dovranno restituire tutto quello che spenderemo e ce li restituiranno. E vi posso garantire invece che non sarà necessario, sapete perché? Perché se pensano immediatamente a quanto spende l'ente, perché spende sicuramente molto di più di quanto spenderebbe il privato, loro si attivano immediatamente. Dopo che facemmo la petizione, il sindaco in consiglio comunale, dove noi gli portammo queste firme, sbatté sul tavolo il progetto. Questo è pronto, la settimana prossima vedrete che si comincerà. È passata Natan, è finito, non è successo nulla. Ricordo ancora, e questo è un episodio che lo dico sempre, una volta qua, vedete, c'era il palco, era proprio la campagna elettorale dove era candidato l'abate, e c'era qui sopra Tarquinio, uno che è venuto a fare man bassa sempre di voti qui, e non capiamo che cosa ha dato a questa città, e che puntando l'indice verso quel fabbricato disse: noi faremo di quella struttura un contenitore culturale, un qualcosa che questa città merita. L'università praticamente ci fece vedere un paradiso. Sta ancora così. E chissà per quanti anni ancora credono. Questa gente che è venuta sempre e solo a raccogliere qui. Basta. Noi siamo un gruppo di gente di ogni estrazione politica che abbiamo deciso di dire stop a questi signori che vengono qui a fare da padroni. Io il dottor Ressler quando l'ho conosciuto? Nella campagna elettorale del 2010, come diceva lui, quando eravamo avversari, eravamo su due sponde diverse, io candidato nella lista del presidente della regione Vendola e lui con il Partito Democratico. Perché? Perché credevamo di poter dare un contributo a questa città, perché se eletti volevamo difendere gli interessi di questa città. Beh, siamo stati entrambi non scelti e abbiamo rispettato quella decisione, poi siamo stati anche traditi da quel signore del presidente della regione che si è rimangiato quelle promesse. Questa può essere una nostra colpa, di aver creduto che fosse una persona per bene. Non lo è una persona per bene, perché aveva preso degli impegni precisi con noi per quanto riguardava ad esempio l'ospedale. Ma sappiamo benissimo invece cosa hanno fatto gli altri di questa città.
quelli là che sono le vere, come definirli, i cavalli di Troia, quelli che portano i candidati da fuori per i loro interessi, perché chiedono qualcosa per loro, perché a me mi hanno fatto immediatamente prima e dopo i tappeti davanti per darmi qualche incarico, non si capisce in quale consiglio di amministrazione dovevo e potevo sedermi. Non mi interessa, non è quello che voglio. Il caro dottor Hessler, ricordo che con molta amarezza dovette constatare che i primi a tradirlo furono proprio quelli del proprio partito, quelli che dovevano votare ad esempio l'assessore regionale alla sanità, la Gentile, o il presidente della commissione, o questi signori che vengono, ma da tutte le parti, da destra, da sinistra. Noi siamo gente che abbiamo deciso semplicemente di metterci insieme e di dire basta a questi signori che vengono qui a prendersi questa città e a regalarla un po' alla volta ad altri centri. Non ne possiamo più di questo storio di cose. Ritorniamo a noi, vedete queste immagini del castello. Vogliamo parlarvi di qualche nostra idea che abbiamo ad esempio per il turismo. E quindi la prima cosa dicevamo che elimineremo quello scempio così come vi ho detto, ma quello che vogliamo fare, e lo abbiamo scritto lì, in quel Tazebao, è fare di questa città un museo a cielo aperto. Noi siamo stanchi di sentirci dire dal professor De Salvia, che è il redattore del PUG ad esempio, oppure semplicemente se si va sul sito del comune e si vedono le tavole che sono lì, dove ci sono 250 siti archeologici di enorme importanza. Beh, noi vogliamo tirarli fuori, noi vogliamo fare delle campagne di scavi archeologici 365 giorni all'anno in collaborazione con la Università dei Beni Culturali di Foggia, con i ragazzi di Lucera che studiano e che hanno studiato in quella università e con le università della tanto odiata da qualcuno Germania quando si parla di euro. Io ricordo, ero più che ragazzo, perché a me piace quella vicenda degli scavi archeologici o quel punto debole, ricordo che ero poco più che ragazzo e c'erano questi signori che con un georadar facevano praticamente l'analisi all'interno del castello per rilevare cosa c'erano, e c'è uno studio molto dettagliato. Beh, noi non vogliamo far altro che far venire fuori tutto quel ben di Dio che ci potrà sicuramente servire per il turismo, ma non solo quello, al di fuori della città. Sì, lo mandiamo il video? Sì, c'è l'audio però. Ah, c'è l'audio, Majestà CT, scusatemi, qualche minuto di pazienza. Poi vi diremo anche con quali soldi però, perché sennò resta... Look upon your right, and you took a cool.
heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Allora, vedete, la lucera che vogliamo noi è questa, è quella che alle parole seguono i fatti. E noi vi diciamo, ecco, con quali risorse, perché abbiamo già parlato con chi dovevamo parlare, cioè con chi dovrà, nel caso in cui noi avremo il potere di poter decidere come spendere i soldi pubblici, cosa bisogna fare, quanti soldi bisogna metterci. E si sono spaventati quando gli abbiamo detto quali sono le vostre intenzioni, perché hanno detto: voi ci prendete in giro come gli altri, anzi di più, perché ci state promettendo qualcosa che non esiste. Beh, noi gli abbiamo detto: credeteci e cominciate a preparare pennelli, cazzuole, pale, vanghe e il resto, perché ci sarà molto da lavorare. Perché noi abbiamo in mente, ad esempio, cosa, e qui veniamo alla copertura finanziaria,
di cambiare immediatamente, sarà uno dei primi atti che faremo, anzi lo porteremo nel primo consiglio comunale utile per fare questa cosa qui, cambieremo il regolamento del funzionamento del consiglio e delle commissioni e prevederemo che si potrà fare al massimo una sola commissione a settimana, una sola retribuita. Se te ne vuoi fare 5 in una settimana, le fai gratis. È chiaro? Una sola. Ma attenzione, andiamo oltre. In quell'aula dove ci sarà quella commissione, ci sarà comunque lo stesso la webcam per guardare in quella commissione di cosa si parlerà. Se di qualcosa di utile o di qualcosa che non serve a nulla. E sapete il risparmio di questa piccola cosa di quant'è? Beh, è di oltre 100.000 euro l'anno. 100.000 euro l'anno dei vostri soldi che noi toglieremo dalle tasche di chi, sarà eletto consigliere comunale, quindi anche da noi se permettete, e le daremo a questi progetti per la città, perché dopo 5 anni questa città non dovrà essere riconoscibile, ma non come sta accadendo ora, che chi torna dopo 5 anni non la riconosce perché dice Madonna mi stupendo, stai facendo. No, perché si dovrà respirare veramente aria nuova, si dovrà iniziare a vedere un fermento positivo, cioè vogliamo far crescere quel germoglio vero della speranza, della possibilità di avere un futuro per i giovani qui. Il nostro sogno è quello che il giovane debba andare via qui se sceglie di andare via, non perché non gli viene data una opportunità. Solo in questo caso noi potremmo ammettere che uno debba andare via. Certo sarà dura, molti dovranno andare via, è chiaro che molti andranno via e il mio timore, la mia paura è che torneranno indietro senza aver trovato nulla. Vedete, questo discorso sembra una banalità, lo ribadisco. Quando siamo arrivati noi in quel palazzo si pagavano da parte vostra, quindi del comune, 20.000 euro al mese, 20.000 euro al mese di gettoni di presenza. Oggi siamo a 8, 10, 12, si è tanto già tagliato. Perché? Perché stanno i cani da guardia, ora basta, non ne vogliamo sapere più di fare i cani da guardia, ripeto, vogliamo avere la possibilità di amministrarla questa città. Vogliamo avere la possibilità di dimostrare che qualcosa di diverso in questa città è possibile farlo. Non è possibile, come diceva prima il dottor Hessler, che chi ti ha rotto i vetri venga a proporsi a sostituirli i vetri. Non è accettabile. Perché dovremmo continuare a dare fiducia a chi quella fiducia l'abbiamo data più volte e l'ha tradita? L'esperienza, quale esperienza? Quale esperienza? Quella terribile dei disastri che arrivano ancora oggi e che vi posso garantire che forse quello che temono di più, sapete qual è? È che si scoperchiano molti coperchi, perché noi tutti quegli atti che diceva poco fa Francesco ad esempio, per la questione dell'immondizia, per la questione degli espropri fatti in una certa maniera, beh, noi vi posso garantire che cercheremo modi e maniere per farli pagare a loro, ai responsabili, perché noi non appena eletti andremo immediatamente dal procuratore della Corte dei Conti a chiedere conto di tutti quegli esposti che abbiamo fatto e andremo con la fascia da primo cittadino a rappresentare non la fascia da sindaco ma colui che chiede informazione per conto di 35.000 persone che hanno pagato in questi anni e che vogliono sapere che fine hanno fatto quei soldi. E la stessa cosa sarà fatta alla Procura della Repubblica, ma non perché c'è voglia di giustizialismo come dice qualcuno, no, semplicemente perché vogliamo capire se questa città è stata
come dire, un termine depauperata? Depauperata, vai, vai. Eh? Diciamo depauperata, no? Diciamo saccheggiata? No, depauperata. Depauperata. Vai, depauperata. Depauperata. Vogliamo capire cosa è successo, perché non è possibile che c'è un avvocato del comune che dice che la neve dalle strade la doveva togliere la ditta che ha in gestione l'appalto dei rifiuti, lo dice l'avvocato nostro, e a tutt'oggi ancora non viene avviata la procedura per il recupero di queste somme. Non è possibile questo. Non è possibile che c'è un contratto che prevede che le buste sono a carico dell'appaltatore e noi le paghiamo a parte. Non è possibile vedere che in un contratto c'è scritto che i giorni festivi la pulizia vi ha fatta una volta al giorno e per tutti i giorni, e noi i festivi li paghiamo a parte. Non è possibile non dare chiarezza su quelle domande. La settimana scorsa dalla Corte dei Conti, ad esempio, è arrivata una richiesta per quanto riguarda, vi ricordate, la famosa vicenda del campo dell'Ucera, del 500.000 euro che noi ci siamo accollati. Beh, la Corte dei Conti sta camminando, è lenta, è un pachiderma, ma alla fine arriverà. E allora noi vogliamo chiedere conto di tutto, della famosa vicenda Calabria, i 4 milioni che siamo stati condannati a pagare. Quello è un caso da manuale di danno erariale, ed è chiaro che se ci saranno loro al governo di questa città, nulla si farà per recuperare quelle somme da chi è responsabile, da chi ha provocato quel danno. Non è possibile che noi dobbiamo portare la tassazione IMU al massimo perché si subiscono queste condanne che hanno dei nomi, dei cognomi e delle responsabilità. E allora c'è bisogno che paghino i responsabili, siano essi politici, dirigenti, chiunque essi siano. Ma voi quali responsabilità avete? Nessuna. E qui vogliamo... mi suggerisce Michele una sola che l'avevo votata. È vero questo, ha ragione. Ma non solo quella, vedete, perché quando lui parlava di open municipio, trasparenza, o io dico dobbiamo fare i consigli qua, perché dobbiamo fare i consigli qua? Perché sapete cosa è successo in questi anni? Proprio una metafora semplice, quella più spiccia possibile. È successo che per troppi anni voi avete lasciato la vostra casa e non avete mai controllato in quella casa cosa si è fatto, cosa si faceva. Siete tornati dopo 20 anni credendo di trovare la vostra casa con i mobili, con il frigorifero pieno come l'avete lasciato. All'ancia avete trovato manca la tona che c'è, perché non siete mai andati a controllare cosa succedeva in quella casa. E devo aggiungere però che è stato fatto di tutto per non farvi andare a controllare. È come se, sempre metaforicamente, voi andavate a suonare a casa vostra per controllare e quella che avete messo sopra, perché doveva fare semplicemente le pulizie, diceva no, non andiamo, ma ti fa una gammanata, più tardi vieni. E non ti faceva mai salire. Perché convocare i consigli comunali alle 9 di mattina significa che tu non devi partecipare, che tu non devi guardare, che tu non devi sapere. Mettere le webcam nel consiglio comunale significa l'opposto. Fare i consigli comunali in piazza significa l'opposto. Significa sapere chi ha creato quei danni. Significa quando arriva una sentenza. Ma sapete la mia più grossa delusione da amministratore, da consigliere, qual è stata? Il primo giorno del consiglio comunale, quando io salgo nel consiglio e mi aspetto di trovare della gente, non c'era nessuno. Un odore di produzione? Ah, di arrosto. E Cristiana quando sta? Beh, vabbè, forse oggi non interessava questa cosa qua, ci saranno.
Sapete quando veramente sono? Ho capito tutto. Il consiglio che mi ha illuminato, che mi ha fatto capire perché eravamo in quella condizione, è stato quello quando noi abbiamo votato debiti fuori bilancio per 5 milioni di euro, cioè debiti che la politica ha fatto ma che voi pagavate, e lì non c'era nessuno di quelli che pagavano, stavano soltanto quelli che avevano fatto i DIBD. Ecco perché ci troviamo in questa condizione, cioè chi fa i debiti in nome per conto vostro, il giorno in cui decide di pagare quei debiti lo fa tranquillamente, anche perché chi deve pagare non va nemmeno a vedere di che si tratta. Io mi aspettavo che uno per curiosità dicesse: moia, ma vedi che so sti DIBD, no? Magari avrebbero scoperto che 200.000 euro che noi abbiamo riconosciuto come debito, sapete da cosa derivavano? Derivavano da una ditta locale che ha presentato un decreto ingiuntivo al comune, decreto ingiuntivo a cui il comune non si è opposto. Sapete perché non si è opposto a quel decreto ingiuntivo? Perché il decreto ingiuntivo si è perso, si è smarrito, ok? Non si trovava. Quindi sono scaduti i termini per impugnarli e l'abbiamo dovuto pagare. E subito dopo che sono scaduti i termini è riapparso il decreto ingiuntivo. Questi sono 200.000 euro che voi avete pagato in questa maniera qua. E allora io mi immaginavo che se ci fosse stata la gente, o se si fosse fatto in piazza, penso che la gente, insomma, si sarebbe fatto un'idea: ah, così si amministra qua? Questi sono i soldi che io pago. Ora, indipendentemente dal discorso se erano dovuti o non erano dovuti, non è questo né il luogo, né il momento, né la sede. È il modus proprio. Eppure non ne sa nulla nessuno. Non è che viene qualcuno a dirlo. I dirigenti, il massimo sempre dei premi, cioè responsabili non ce ne stanno mai. Vengono qui a raccontarci quando c'è il fallimento che la colpa è dei dirigenti. Peccato però che quando poi il nucleo di valutazione, che è di nomina politica, li valuta, e li valuta sempre al massimo, e gli fa prendere il premio di produttività. E allora o sono improduttivi o semplicemente una scusa che la politica mette. Beh, noi per quanto riguarda il nucleo di valutazione, e questo è un altro punto programmatico, non ci sarà la spartizione tra chi dovrà mettere il proprio componente del nucleo di valutazione, che può essere l'amico, il fratello, la fidanzata, no, assolutamente. Noi faremo l'organismo indipendente di valutazione, quello che prevede la norma, anche se ad onor del vero nei comuni non è un obbligo, peccato. Beh, noi, anche se non è un obbligo, noi lo faremo, perché faremo la modifica dello statuto e renderemo obbligatorio quell'atto. E quindi quelli che dovranno valutare i dirigenti dovranno avere dei requisiti specifici che la legge prevede. Perché noi abbiamo nominato, ad esempio, noi nel senso del Consiglio Comunale, della maggioranza di questo Consiglio Comunale, ma di tutti i consigli comunali, perché non dimentichiamo che quando c'era Morlacco, due componenti di quella maggioranza politica hanno nominato chi la figlia nel nucleo di valutazione e chi nei revisori dei conti. E addirittura a quello dei revisori dei conti abbiamo dovuto aspettare che prendeva l'abilitazione, perché non doveva ancora i requisiti, ma aspettava figli, e l'hanno aspettato. Oggi per fortuna la legge per i revisori dei conti prevede cosa? Il sorteggio. Vive Dio, se n'è accorta la legge, se n'è accorta.
nel nucleo di valutazione non lo prevede. Beh, noi faremo quello. Il regolamento per la nomina del nucleo di valutazione, se voi lo andate a leggere, prevede dei requisiti specifici. Nessuno dei componenti del nucleo di valutazione che era stato nominato aveva quei requisiti. Quindi noi paghiamo centinaia di migliaia di euro all'anno per fare cosa? I regolamenti nelle commissioni, e poi quando si tratta di applicarli li violentiamo perché vanno contro i nostri interessi. Non è possibile. Allora dobbiamo andare in senso contrario. Ai dirigenti bisogna dare degli obiettivi, e se non li raggiungono quegli obiettivi bisogna togliergli i soldi dalle tasche. Semplicemente quello che prevede la legge: se produci ti pago e ti premio, se non produci tu di premio non ne hai, e se ti posso togliere qualcosa te lo tolgo. E se non rispetti quelli che sono gli atti di indirizzo, cosa difficile devo dire, sono delle semplici trovate che trova qualcuno che vuole scaricare le proprie responsabilità. Beh, se un dirigente non rispetta un atto di indirizzo legittimo, legittimo, lo si può anche licenziare, mandare a casa. È chiaro invece che se l'atto di indirizzo che tu dai è illegittimo o addirittura è illegale, è chiaro che quello non te lo rispetta e sicuramente tu non lo puoi fare nulla. E allora credeteci, per una volta nella storia di questa città, oggi c'è una occasione storica, ok? Che è quella di mandare veramente a casa una intera generazione politica, per sempre, tutti quanti, coloro che noi, attenzione, noi riteniamo responsabili del degrado di questa città. Noi riteniamo che questa città sia stata non amministrata male, sia stata violentata in questi anni, e vogliamo semplicemente che questa gente stia il più lontano possibile da dove si prendono le decisioni. Vogliamo che si occupino di altro. Vogliamo semplicemente che si devono dedicare ad altri passatempo, perché con quello ci hanno provato e la dimostrazione del loro fallimento è sotto gli occhi di tutti quanti. E ribadisco ancora una volta, perché ancora oggi qualcuno sentiamo dire ci vogliono i mazzi nell'UEF, lo diceva poco fa Francesco, la mazza che fa paura è quella di 20 centimetri, si chiama matita. Il 26 loro si devono svegliare pluaiangata e hanno detto madonna, che è successo? Come è possibile un fatto di questo? Giù credevamo mai che quattro matte, quattro un urlatore e quattro matte, perché quella è la considerazione. Noi vi vogliamo dire semplicemente proviamoci, perché ci possiamo riuscire. Vedete, vi daranno una matita adesso, non so se ve l'hanno già data, che è simbolica, quella è Hamas. Quella, di quella hanno paura, perché la cicatrice in testa, se gli diamo una mazzata in testa, quella si sana, si rimargina, perché stanno le piastrine che vanno a chiudere quella ferita. La ferita che non si rimargina mai è questa. Quella temono di più, e quella gli dobbiamo fare, questa. Per questo ci amma fa la festa. No, per quella grossa non serve, la violenza non serve in questa vicenda, non serve assolutamente. Dobbiamo essere bravi, corretti, ineccepibili, fare il dovere di cittadini. E voglio dire a quelli che non vogliono andare a votare, non è quella la soluzione al problema. Bisogna che prendiate coraggio, che se non vi piacciamo noi, non vi piacciono nemmeno quelli, proponetevi voi. Ma la soluzione non è non andare a votare e continuare a lamentarvi. Vi voglio ricordare che per metterci quella matita in mano i nostri nonni hanno fatto la guerra, hanno perso la vita. Lì c'è una statua dei caduti, di gente che è morta per la libertà, per la democrazia, per darci la possibilità di votare. E chi se la vende quella possibilità per 50 euro non è migliore di quella? Non voglio usare, oggi è quaresima, ma ci vuole una brutta parola, non la voglio dire. Di quella gente che tira fuori quella 50 euro, ancora peggio di quello che prende in giro quella persona
che vive nello stato di bisogno, che ha bisogno di lavorare, che ha bisogno di avere una piccola possibilità, oggi non ce ne stanno, parliamoci chiaramente, non ce ne stanno. Le uniche che vogliono mettere in campo sono quelle per i loro figli, usando i vostri voti. E allora mandiamoli per sempre a casa. È la dimostrazione che non fanno nulla di buono per questa città, nemmeno quando ce ne sarebbe la possibilità. Ve la voglio dare adesso. Mi mandate quel filmato di quel... Ovviamente devi non votare con questa matita, che sennò ci hanno l'unico. Ah sì, mi diceva giustamente, questa matita non serve per votare, quella che vi diranno lì, questa è soltanto un simbolo, non la porta... Portatela come ricordo, no? Magari la mettete sopra una mano, dice, questa qua c'ha brutta capa, tutto qua. Sembra strano, però non la dimenticheranno mai. Vedete, quello che vi faremo vedere stasera è qualcosa che avrebbero fatto bene a farvi vedere loro. Perché è anche in questo modo che si fanno le campagne elettorali, vedete? In maniera sporca, peraltro. Di domenica 25 maggio ci sarà un prolungamento nell'orario, ma il giorno è unico, quindi lunedì non si vota. La seconda informazione tecnica, che è un'altra novità di quest'anno, riguarda la doppia preferenza di genere. Cioè vuol dire che c'è la possibilità, non l'obbligo, da parte di chiunque di voi si rechi a votare, di indicare una preferenza maschile e una femminile della stessa lista, è importante, non di due liste diverse, tantomeno di due coalizioni diverse, ma della stessa lista. Quindi questo mi sembrava, sì, questo mi sembrava una cosa utile, perché parecchi me l'hanno chiesta e quindi andava precisata. La matita, ovviamente è stato già ricordato, la matita non ve la dovete portare nel seggio, perché assolutamente sarebbe un segno di riconoscimento, il vostro voto sarebbe annullato, per cui sarebbe un danno anziché un beneficio per la nostra coalizione. Quindi mi sembrava giusto ricordarvi questi dettagli, perché sono appunto delle novità che riguardano la campagna elettorale di quest'anno del 2014. E riguarda la riduzione del rifiuto, il riuso, il riciclaggio, il compostaggio. È una strategia utilizzata da 20 anni fa, è stata sperimentata in California e da lì in poi si è un po' iniziata a diffondere. L'Italia, che noi ne pensiamo, è al secondo posto al mondo per l'evoluzione tecnologica nella raccolta dei rifiuti. Di queste tematiche verrà a parlare un ingegnere, che è colui che ha predisposto la pianificazione nel comune di Capannori, che attualmente è il comune più virtuoso o uno dei più virtuosi nella raccolta differenziata, e ha fatto l'80%. Noi il 23 inviteremo appunto questa persona che ci parlerà, ci dedicherà una serata su questa tematica specifica, e quindi invitiamo tutta la piazza a ripresentarvi quel giorno e appunto a incontrare questa persona. Adesso ricevo la parola ad Antonio. Scusate questo piccolo contrattempo, ma ho voluto mandarlo questa sera perché ritengo che sia molto importante. Nei prossimi giorni noi metteremo anche quel tazebao per informare tutta la città, cosa che avrebbe dovuto fare questa amministrazione, che puntualmente ogni giorno, vedete, sul quotidiano della Gazzetta del Mezzogiorno appaiono degli articoli che non sono degli articoli di giornale, ma sono praticamente il compitino che fa il portavoce del sindaco, che voi pagate, e che vi dice qualsiasi cosa si fa nel comune di Lucera, e non vi dice assolutamente però come si fa, come si poteva fare e come. Peccato che di questa si sono dimenticata, forse non tutti la dovevano sapere, l'obiettivo era questo, non dovevate saperlo. E allora al comune di Lucera dal 25 febbraio, grazie alla delibera di giunta municipale numero 67, è possibile fare una domanda per avere dei contributi economici. Attenzione, questa non è una opportunità
data da questa amministrazione perché è riuscita a mettere un po' di soldini da parte. Questi sono soldi del piano sociale di zona, soldi che la regione ha inviato per alleviare quelle sofferenze economiche che possono esistere in una comunità. E mai come questo in periodo ci sono queste sofferenze economiche. C'è tanta di quella gente che veramente ha necessità impellenti. Peccato che non ne viene messa al corrente, che non gli viene data la possibilità, perché forse bisogna darla soltanto a qualche caro amico, non a tutti, perché quello che bisognerebbe fare è un manifesto, un bando pubblico e dire quello che adesso vi diciamo noi, lo facciamo noi. Dovevano farlo loro, non l'hanno fatto, ci pensiamo noi e lo faremo, ripeto, più dettagliatamente nei prossimi giorni. Possono ottenere quindi il beneficio del contributo economico una sola volta all'anno e per non più di 2 anni successivi tutti quelli che hanno un ISEE inferiore a 7.000 euro e si trovano in una delle seguenti condizioni: avere esigenze alimentari per particolari diete su prescrizione del medico di famiglia o di idoneo specialista fino a un massimo di 500 euro. Quindi se avete esigenze particolari di dieta, tutto comprovato da un medico, potete fare questa domanda e avere 500 euro. Avere spese documentate per sfratto, rate arretrate di mutuo, arretrati di affitto, rate di condominio di importo elevato fino a un massimo di 800 euro. Cioè se non siete riusciti a pagare il mutuo, non siete riusciti a pagare l'affitto, se avete la pericolosità di uno sfratto sulle vostre spalle, c'è questa possibilità di avere il contributo di 800 euro. Avere spese documentate per acquisti di farmaci generici secondo certificato medico e prescrizione medica fino a 500 euro. Avere spese documentate per ticket sanitari di diagnostica strumentale qualora non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e su presentazione di prescrizione medica fino a 500 euro. Avere sostenuto spese per protesi odontotecniche, acustiche, ottiche, debitamente documentate da certificato medico e da fatture o scontrini fino a un massimo di 800 euro. Essere affetto da una grave patologia per la quale sono state sostenute spese per visite mediche o spostamenti per raggiungere i luoghi di cura. Come vedete non sono delle opportunità che vengono date a chi ha seri problemi. Queste sono somme che sono destinate a quelle fasce di persone. Perché non viene pubblicizzata questa cosa qua? Perché non viene data la dovuta informazione? Vedete, se anche a nessuno dei presenti questa cosa interessa, non interessa direttamente, ma vi posso garantire che indirettamente interessa tutti, perché se c'è qualcuno che vive in una condizione di malessere sociale, che non sa come mettere la tavola, che non sa come fare per avere anche sostenere spese per patologie particolari, quello è uno che è pericoloso, che può far del male a chiunque. Quindi è fondamentale per tutti. La differenza che noi vogliamo mettere in campo qual è rispetto agli altri? Qual è la differenza? È che quello che prevede la legge va fatta e va estesa addirittura, perché attenzione, forse qui non c'è nemmeno un obbligo, ma perché si comunica di tutto e di più, questo non viene comunicato. Cosa ci voleva fare un manifestino dove si affingeva nella città e si diceva: cari signori che vi siete fatti una protesi dentaria e non avete come pagarla, o se ve la... c'è questa possibilità. O quelli che avevano problemi affetti da una grave patologia. E allora dico, scusate, noi quello che stiamo chiedendo è semplicemente di dare
un calcio a tutto questo, di veramente rendere quel palazzo una, come dire, una sede di vetro, dove chiunque veramente ha la stessa possibilità di chiunque altro, indipendentemente dal cognome, dal nome, dalle simpatie politiche. Cioè, vogliamo rendere veramente questa città una città dove non esistono privilegi, ma esiste soltanto il diritto. Vi ringraziamo per la pazienza e vi auguriamo una buona serata.